Ci troviamo a Udine, all'interno dell'Hotel Astoria, per il convegno organizzato da Azimut e Zurich sull'importanza dell'economia reale. Qui con noi abbiamo come ospite il professor Ruggero Bertelli, che è professore associato di economia degli intermediari finanziari presso l'Università di Siena. Benvenuto professore. Buonasera, buonasera. Ecco, all'interno di questo focus le domando come prima battuta. Allora, le famiglie italiane sono uscite a risparmiare ingenti quantità di denaro, visto l'alta propensione delle famiglie italiane al risparmio, però le imprese hanno serie difficoltà a reperire fonti di finanziamento. Come mai c'è questa dicotomia, professore, in Italia? Beh, in Italia noi italiani siamo dei bravi risparmiatori, bravissimi risparmiatori. Quello che sappiamo fare un po' meno bene è essere bravi investitori. Ecco, dobbiamo riuscire a fare questa evoluzione da bravi, bravissimi risparmiatori a bravi investitori. E naturalmente tenere i soldi nel conto corrente bancario, tenere i soldi in depositi bancari, prima tenevamo i soldi nei buoni del tesoro poliennali, molti immobili, ecco, sono tutti atteggiamenti che naturalmente non portano denaro, non portano risorse verso il mondo delle imprese. Da bravi risparmiatori a bravi investitori, i soldi devono lavorare per noi, dobbiamo mandare i nostri soldi a lavorare. Ecco, ci sembra una metafora interessante quella che lei sta dicendo ai nostri telespettatori. In questo senso anche i mercati azionari internazionali sono cresciuti molto dal 2009, l'anno della crisi finanziaria, e la sensazione è che appunto in questi 10 anni l'investitore italiano non sia stato in grado appunto di passare da bravo risparmiatore a bravo investitore. Come mai? Beh, questo atteggiamento è un atteggiamento di paura. L'investitore italiano, il risparmiatore italiano è impaurito da vari fenomeni che sono accaduti in questo periodo. Credevano e credono nelle banche, nelle obbligazioni bancarie, ma abbiamo avuto un sacco di problemi. Credevano in questa parte dell'Italia soprattutto. Eh sì, credevano nei titoli di Stato e i titoli di Stato sono stati oggetto di preoccupazioni. E credevano negli immobili, ma anche gli immobili hanno avuto problemi di tassazione, hanno avuto problemi di flussi di cassa, di tenuta del valore. Insomma, se mettiamo insieme tutte queste cose, troviamo la paura, e la paura spiega perché non si è capaci di approfittare, per esempio, nonostante la volatilità, dei trend molto forti che ci sono stati sui mercati azionari. Ecco, magari professore, provi a spiegare agli italiani perché dovrebbero investire nell'economia reale, che è il tema anche del convegno organizzato questa sera. Beh, diciamo, ripeterei un po' quello che ho detto. I nostri soldi devono lavorare per noi. Noi lavoriamo per i soldi, è il momento del risparmio. Quando risparmiamo, lavoriamo per i soldi. Ma c'è un momento nella vita in cui i soldi devono lavorare per noi. Ecco, dobbiamo mandare i nostri soldi a lavorare. Dobbiamo quindi dare i nostri soldi a chi li fa lavorare. E chi meglio delle piccole e medie imprese italiane, spesso di successo, esportatori, sono leader in alcuni settori mondiali, chi meglio di loro potrebbero far lavorare i nostri soldi? Ovviamente con buon senso, con veicoli che sono dedicati, che riescano a ottenere questo obiettivo. Quindi direi, facciamo lavorare i nostri soldi, diamoli alle piccole e medie imprese con gli strumenti opportuni. Ecco, ma quali sono gli indicatori che possono aiutare gli italiani da risparmiatori a diventare dei bravi investitori nelle imprese? Cioè, che cosa devono vedere per capire se sono le imprese giuste dove investire? Beh, innanzitutto non devono fare questo da soli, e questo è un primo elemento chiave. Dobbiamo naturalmente delegare la selezione, l'individuazione delle imprese di successo e quindi utilizzare dei veicoli che sono quelli opportuni per far accedere i nostri soldi da inesperti, perché non diventeremo mai esperti di imprese naturalmente. Ad esempio, quali possono essere questi veicoli e anche qual è il loro ruolo con le PMI italiane? Per esempio, non a caso appunto siamo qui a parlare di economia reale, perché abbiamo bisogno di veicoli come per esempio i fondi comuni di investimento, che oggi è possibile utilizzare per almeno in parte far lavorare i nostri soldi per le piccole e medie imprese italiane. In generale, gli intermediari finanziari, gli investitori istituzionali hanno proprio il ruolo di crearci un ecosistema nel quale noi investitori possiamo con fiducia mettere a disposizione i soldi che poi vanno verso le piccole e medie imprese italiane. Certamente non stiamo parlando di un investimento diretto, troppo rischioso, troppa, come si dice tecnicamente, asimmetria informativa, cioè noi non possiamo conoscere quelle che sono le imprese alle quali dare il nostro investimento, ma possiamo rendere disponibili i nostri soldi per essere investiti in questo settore, con disciplina e buon senso naturalmente.
Uno dei temi chiave è quello dell'orizzonte temporale di investimento, perché quando parliamo di investire nell'economia reale stiamo parlando di capitali pazienti. Capitali pazienti vuol dire risorse che devono rimanere investite per un certo arco temporale. Stiamo parlando di 5, 6, 7, 10 anni. Quindi evidentemente il primo impatto della disciplina è quello di identificare bene l'orizzonte temporale di investimento. Solo la pazienza potrà darci ragione di questo investimento. E il secondo aspetto naturalmente è il peso complessivo sul totale. Deve essere chiaramente limitato, e qui è per questo che abbiamo bisogno di, al nostro fianco come investitori, di un consulente finanziario, di un esperto che ci aiuti anche in questa fase, perché questa fase è veramente rilevante e importante. Bene, ringraziamo il professor Ruggero Bertelli per l'intervista che abbiamo sostenuto e ci diamo appuntamento per un altro focus in collaborazione con Azimut, in compagnia del dottor Lorenzo Praiola.